oggi parliamo di pile, o meglio delle luci natalizie che funzionano con le pile. Infatti negli ultimi anni le luci natalizie a batteria si sono diffuse molto, probabilmente per il fatto che non avendo l'alimentatore sono più economiche delle luci che funzionano con la corrente di rete. Però dopo un po' di ore che le luci sono accese, le pile che le fanno funzionare si scaricano e dobbiamo cambiarle. Il problema è che le pile sono costose e sono anche dannose per l'ambiente. E poi spesso abbiamo una presa elettrica vicina a dove mettiamo le luci, e quindi perché consumare delle pile se possiamo usare la corrente di rete a un prezzo molto inferiore? Oggi quindi vedremo come trasformare delle luci a batteria che magari abbiamo già per farle funzionare con un caricatore USB e quindi farle funzionare attaccate a una presa. Ma ora iniziamo! Ciao e bentornati sul mio canale e bentornati nella serie di video sulle luci natalizie. Su questo argomento ho già fatto un video 2 anni fa e sotto quel video mi avete fatto tutti la stessa domanda: ma come faccio ad alimentare le luci natalizie con un alimentatore USB a 5 volt? Quindi di questo parleremo oggi. Le luci a batteria sono più o meno fatte tutte allo stesso modo. Hanno una scatolina dove c'è lo spazio per le pile e un circuito con l'interruttore, e da questa scatolina parte il filo con le luci. Generalmente nel portabatterie vanno messe 2 o 3 pile. Iniziamo con una catena di luci che funziona con 2 pile. Dopo ne vedremo anche una con 3 pile. Le pile producono circa 1,5 volt e nel portabatterie sono collegate in serie. Quindi se misuro la tensione con il tester abbiamo in tutto 3 volt. Per collegare un alimentatore alle luci dobbiamo vedere quali sono i contatti del portabatterie che sono collegati alle luci. In questo caso sono questi 2 in alto, che sono saldati al circuito stampato. Quello con la molla è il negativo, mentre quello piatto è il positivo. I 2 contatti in basso non ci servono, perché sono quelli che servivano a collegare in serie le pile. Per collegare le luci a un alimentatore USB, come quello di un telefono, ci serve un vecchio cavo USB. A questo cavo ho già tagliato un'estremità, lasciando quella che si collega all'alimentatore, che di solito è una USB di tipo A. All'interno del cavo abbiamo 4 fili. I fili bianco e verde sono per i dati e li possiamo tagliare, mentre l'alimentazione è portata da nero e rosso. Su questi fili ci sono 5 volt, quindi non li possiamo collegare direttamente al portabatterie, perché le luci hanno bisogno di 3 volt. Per abbassare la tensione possiamo usare un regolatore di tensione come questo, che costa circa 1 euro. Ho saldato i 2 fili rosso e nero al positivo e al negativo dell'ingresso del regolatore di tensione. Poi ho saldato altri 2 fili all'uscita. Ora ho collegato il cavo USB all'alimentatore e ho attaccato la spina. Ho impostato il tester per misurare la tensione e ho collegato i puntali ai 2 fili di uscita. Con un piccolo cacciavite ho girato il potenziometro del regolatore di tensione fino a vedere 3 volt. Ora ho aperto il portabatterie e ho saldato i fili che escono dal regolatore di tensione ai 2 contatti che abbiamo trovato prima. Quindi qui ho saldato il positivo e qui il negativo.
ho richiuso il portabatterie, facendo uscire i fili da un foro che avevo fatto prima. Se attacco l'alimentatore a una presa, vediamo che le luci funzionano esattamente come prima. Inoltre, usando un solo regolatore di tensione, possiamo anche alimentare più catene di luci che funzionano con la stessa tensione, collegandole in parallelo. Adesso vediamo come trasformare per funzionare con la USB delle luci che funzionano con tre pile. Stavolta, avendo tre pile in serie, abbiamo una tensione di 4,5 V. In un portabatterie da tre pile, i due contatti collegati sono questo in alto a sinistra e questo in basso a destra. Come prima, quello piatto è il positivo, mentre quello con la molla è il negativo. Come abbiamo fatto prima, potremmo collegare il regolatore di tensione ai due contatti e regolarlo su 4,5 V. Però uno di voi mi ha proposto una soluzione alternativa, ovvero usare un diodo. In questo caso useremo un diodo 1N4001, che ha una caduta di tensione di circa 0,7 V. Il diodo ha un ingresso e un'uscita, e l'uscita è segnata con la riga bianca. Ho saldato l'uscita del diodo al positivo del portabatterie. Ora collego il negativo della USB al contatto del negativo del portabatterie e il positivo all'ingresso del diodo. Quando attacco il caricatore USB alla presa, vediamo che le luci si accendono come prima. Se misuro la tensione prima del diodo abbiamo 5 V, mentre se la misuro dopo il diodo abbiamo circa 4,5 V. Quindi il diodo abbassa correttamente la tensione, così evitiamo di bruciare le luci. L'unico problema di questa soluzione è che il diodo si scalda parecchio, quindi va bene solo per luci che consumano molto poco. In ogni caso, è importante mantenere la scheda o comunque l'elettronica che c'è all'interno del portabatterie, perché se colleghiamo il cavo delle luci direttamente alla 5 V, le bruceremo sicuramente. Però queste luci hanno nel portabatterie solo una resistenza, quindi tenere questa scatola così grande è inutile. Quindi ho staccato la resistenza dall'interruttore e ho sfilato i cavi dal portabatterie. Poi ho preso questa porta micro USB che ha i pin portati su questa scheda. Ho saldato sul positivo della USB il diodo e la resistenza in serie e sul negativo ho saldato direttamente il negativo delle luci in questo modo. Ho protetto le saldature con della colla a caldo e ho messo sopra una guaina termoretraibile. Ora quindi posso alimentare le luci con un cavo micro USB e un caricatore da 5 V. Comunque, se dovete far funzionare le luci natalizie con le pile, potete usare le pile ricaricabili, che sono sicuramente meno dannose per l'ambiente, visto che le possiamo caricare per centinaia di volte. E quindi anche questo video finisce qui, e io spero che vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Se volete vedere altri video sull'argomento luci natalizie e su progetti di elettronica in generale, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche. Ciao e noi ci vediamo al prossimo video.